In una giornata dai toni ancora estivi, con tanta gente in giro in Piazza della Vittoria a Lodi, il Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola ha deciso di presentarsi ufficialmente alle Forme del Gusto. Nel padiglione centrale della manifestazione dedicata alle eccellenze enogastronomiche, il presidente del consorzio, accompagnato ai fornelli dalla moglie, ha ricordato ai numerosi presenti la storia della più famosa piadina al mondo, quella romagnola. Mutuata dai legionari dell'antica Roma come base ineludibile da accompagnare con quel che passava il convento, ha trovato sulle coste dell'Adriatico a Rimini e nell'entroterra romagnolo la sua massima valorizzazione. Presente in due formati, più larga e sottile in riva al mare, più spessa e piccola altrove, oggi viene arricchita con qualsiasi altro alimento, Nutella compresa. Realizzarla è cosa di pochi minuti se la base è pronta e cibarsene è affare immediato e gustoso. Lo hanno capito soprattutto coloro che, seduti al loro posto, sono stati serviti gratuitamente di un pezzo di piadina farcita per l'occasione con formaggi e salumi rigorosamente made in Laos. Perché non realizzare a questo punto una vera e propria piadina lodigiana con tanto di marchio d'origine? Si sono chiesti gli organizzatori della degustazione. Ai presenti l'idea ha interessato poco, tutti presi dalla bontà di ciò che avevano tra i denti, meglio gustarsi la piadina offerta che perdersi nei meandri della burocrazia. A Lodi, comunque, è andata in scena per la prima volta un singolare abbinamento tra la piadina romagnola e i prodotti più caratteristici del lodigiano, con la tradizionale spruzzata di rucola e buon appetito!